a tutti, gente, eccomi qua, questo nuovo video che se mi vedete che c'ho già così. Già sto, comunque ho iniziato questo video a quest'ora perché mi stavo leggermente esaurendo per il fatto che non mi vuole andare l'app della carta di la posta pay. Sto come una pazza. E benvenuti in questo video. Dipende quando durerà la mia luce che c'ho qua, perché non ce l'ho sotto carico. E quando non sta sotto carico, questo poco mi assicuro che se ne va proprio al morire la luce. E allora iniziamo. Vi vorrei fare un make-up che ho visto su YouTube, ovviamente, da una ragazza araba, se non mi sbaglio. La farò con la palette nude, questa qua, con The Beauty. L'ho detto bene, vabbè, ok. E vorrei iniziare così, farò vedere pure i colori che utilizzerò. Allora, per primo vorrei mettere, ho messo la base occhi, in pratica quella, il primer occhi, ho messo, vabbè, il primer in pratica in generale. E ora andiamo a mettere il correttore, così si aderisce meglio il tutto. Ovviamente io devo utilizzare pure le gocce, quelle goccine che servono per almeno ammorbidire un po' la spugnetta. E il Beauty Blender, se mi vede il Beauty Blender. Ok. Iniziamo. Non credo che sta durando la luce. Raga, la metto un secondo sotto carica e torno. Dove muovete? Raga, scusate, devo staccare perché mi voleva mio padre. Ok, iniziamo di nuovo. Lo stai facendo 3.000 volte. Ok, ho messo il correttore per aderire meglio il colore. Speriamo che non si sveglia Giada, perché penso che se si sveglia Giada abbiamo finta di fare. Ok, allora iniziamo questa palette. Io inizio a mettere questo colore chiaro per tutto l'occhio. Ah, poi ho visto un video di una ragazza che è napoletana, che ha fatto, ovviamente, mentre truccava, ha parlato in napoletano. Raga, io se parlo napoletano ovviamente devo mettere i sottotitoli, sento che i sottotitoli posto sopra questo telefono non li so mettere, se parlo napoletano nessuno mi capisce. Allora è meglio parlare, già non male l'italiano, è un po' difficile per me parlarne. Però a me non me ne frega perché io parlo come voglio nel mio canale, non me ne frega. Devo piacere a chi mi segue. Ok, fatto questo, utilizzerò questo colore qua, questi due, uno e due, sempre all'esterno dell'occhio, perché poi devo usare la profondità con un po' di nero. Speriamo che mi viene bene. Ok. Dopo fatto questo, metterò ovviamente il nero. Allora, se trovo sempre il pennello, raga. Il fatto che non trovo mai pennelli, sta cosa mi urta. Ciao palette, mi è morta una palette un secondo.
raga, sana e salva. Finalmente. Allora, questa qua, se mi ricordo, io la comprai nel mercatino dove faccio, diciamo, dove abito io. L'ho pagata 3 euro, ma mi sono accorta adesso che è della Zoeva, della marca Zoeva, però non... Sì, è della marca Zoeva, Naturally Yours. Ragazzi, sinceramente non vi so dire se è originale o meno, perché voi lo sapete come funzionano i mercatini, che quando smariscono i camion c'è comunque qualcuno che... vabbè, li ritrova, eccetera. Però, ragazzi, mi dovete credere, non lo so se è originale, perché qua sopra leggo tutte le parti Zoeva. Vedete, non lo so se riuscite a vedere la marca Zoavia, Zoavia, però dietro sta scritto www.zoavia.it. Non sta scritto né Made in Cina, né Made in Italy, ragazzi, non mi sbaglio, questa qua è originale, se non mi sbaglio, la devo andare a controllare su internet. Made in Italy. Ragazzi, è originale, io regolarmente morirò, perché mi pensavo che era falsa. Scrivetemi qua sotto se è falso o meno, perché almeno lo sapete, è falso, originale, non è che mi interessi molto. È solo che se originale, raga, per me è una botta di culo, perché se mi sbaglio le prodotti Zoeva costano un botto e ho avuto una fortuna sfacciata, però dopo vado a vedere su internet e vado a controllare. Ok, allora, messo in nero per fare un po' di profondità, profondità. Penso che ho fatto poco troppo profondità. Va bene. Andiamo avanti. Ok. Io mi divertirò quando devo mettere le ciglia finte. Ok. Dopo fatto questo, mettiamo un altro autocorrettore. Però lo dobbiamo mettere proprio preciso. Ma preciso, che una precisione non ci sta. Allora lo schiattiamo qua. La mano. Sì, poi prendiamo un pennellino a lingua di gatto, penso che si dice così, raga, io sono una make-up artist. No. Allora, ho truccato mia sorella tipo ieri, ho fatto questo trucco qua, sì, raga, ho fatto questo trucco qua, è entrato il fidanzato, ha detto vicino a mia sorella, no, non mi piace perché mi sembri che c'hai occhi a molignana. Vabbè, essendo che lui non ha mai visto mia sorella truccata così, si vede che non gli piace l'effetto che ci fa sull'occhio. Me la mia fila. Allora, dai, io non sono make-up artist. Vabbè, in pratica allora non sono brava, non sono andata a scuola nemmeno. Però diciamo che vado a vedere tutti i video che fanno, ovviamente i tutorial delle ragazze più brave di me. E me la cavicchio, raga. Io vi faccio i video per divertimento e non perché devo fare la make-up artist. Vabbè, avete capito? Ok, l'ho messo questo. Madonna santa, l'ho messo alla precisione. Allora, vi consiglio di usare questo pennello qua. Se lo trovate anche nelle palette, quelle là tipo vecchie, voi vedete perché che cazzo ne sai tu. Ho visto sempre su internet. Allora, se trovate questi pennellini così, non li buttate mai perché sono utilissimi, che si prendono più facilmente brillantini e penso che non ci voglio a io per dirvelo. Allora, la ragazza ha preso questi tipi di rosso, però io voglio mettere questo qua che mi piace di più. Sì, mi piace di più. E utilizziamo questo qua, che non si legge più oramai, è morto, la scritta è morta, e andiamo a picchiettarci sopra. La ragazza ha usato il dorato, ma io il dorato non lo voglio usare perché mi sono rotta i pennelli di usare sempre il dorato, e userò questo. Ok, allora vi stavo dicendo, che vi stavo dicendo,
Ah, mi ha fermato. Raga, grande, mi ha fermato una ragazza. Però perché mi ha fermato? Ora vi dico perché. Allora, mi ha fermato perché sono andata tipo 3 mesi fa, ma stavo parlando 3 mesi fa. Mi servivano dei colori per il fatto della sfilata di mia sorella della scuola. E mi servivano due colori che non avevo, in pratica non avevo nelle palette piccole. Mi servivano ovviamente per portarle a spasso, le piccoline, per non portare quelle palette grandi tipo di La Poupa. Sono scesa stamattina per andare in posta e tutto. Mi ha fermato questa ragazza che ci sono andata nel suo negozio tipo 3 mesi fa. Mi ha fermata mentre stavo parlando con della mia amica. Ma poi, così come lo sto facendo io. Ma tu sei la truccatrice, quella che è pronta per. Allora, partiamo già per il fatto che io truccatrice non ci sono. Fermiamoci un secondo. Io truccatrice non ci sono, però me la sto cavando, sto cercando di cavarmela da sola, senza andare nei centri proprio. Cioè io non ho soldi, raga, per andare a fare gli studi di make-up. Io soldi non ce li ho, ve l'ho sempre detto, ve lo ripeterò sempre, che non ho un euro per andare a fare questo, perché c'è pure nella situazione che mio padre non sta bene. E vabbè, non scendiamo questi dettagli perché non voglio parlarne, poi vi parlerò in un secondo momento. E ho detto, no, raga, me sto cavando, non sto facendo la scuola, me la cavo. Ha detto, però ho visto la sfilata, tutto, perché in pratica lei ha pure partecipato a questa sfilata. Sei brava, te la sai cavare. Vabbè, grazie. Vabbè, ciao. E questo è successo là. E va bene. Le ho detto, io brava non ci sono, ma comunque me la cavo. Nel mio piccolo me la cavo. Allora, finito di fare, però non so se l'ho regolato bene nei due lati, non credo, come al solito faccio sempre quello che non devo fare, ma non me ne frega un cavolo perché poi ci metterò ovviamente la matita. E arrivederci, grazie a tutti. Vai. Ok, vorrei fare tutto. Ci stava a rifondere un occhio. Beh, bello, sì. Proprio a dire. Un cazzotto nell'occhio non te l'ha tutto nessuno. Va bene. Ok, spendiamo pure qua sotto se non perdo gli occhi tutti e due. Raga, non ce ne frega, voglio far vedere solo i colori come sono belli così. Non voglio perdere un occhio. Ok, messo questo, mettiamo un po' di nero. Va bene. Stoffa un casino, eh. Ok, un po' di nero per dare sempre profondità. Mi prende il naso, ma quando mi prende il naso. Dai. C'è il correttore dappertutto. Ok. Allora, fatto questo, proverò a stendere un po' perché vedo che purtroppo. Grande rosa, ok. Allora vado a mettere la matita, vi risparmio la matita, le ciglia finte e tutto, perché ci metterò tipo 3 anni per farlo. Ci vediamo fra un po'. Ok, raga, ho messo la linea, però allora io ve lo dico in partenza, non fateci caso all'eyeliner, perché io ci ho messo 2 secondi per metterlo, perché io ci metto tipo 3 ore. Però voglio far vedere solo i colori che ho fatto. E poi mettere il mascara e vediamo con le ciglia come va. Ve l'ho detto e ve l'ho fatto vedere solo come viene la base del colore che ho visto il tutorial. E oddio,
Ho perso le ciglia finte. Ho perso il mascara. No, cioè l'ha preso mia sorella il mascara. Vabbè. Mi deve dare il mascara dietro. Se l'ha portato dietro per andare alla festa. Ok, mettiamo il mascara. Sì, così. Ecco. Questo qua lo devo comprare di nuovo. È sempre della Y con il mascara. Della Super volume. Vabbè, una cosa di questo. Non so se si vede, no? Mi trovo bene anche con questo qua, lo devo ricomprare sì questo e sì l'altro che c'è mia sorella perché la spacca la schiena se non me la dà. Voglio vedere l'effetto che viene con le ciglia finte. Raga, non fateci sempre casa la liner, l'ho messo così a ciao. Perché quando applico lo scotch lo applico proprio a. Non prendo proprio le misure. Ok. Penso che lo state vedendo. In realtà vi faccio la base viso, raga, ormai la base viso già la sapete tutti. Voglio provare con queste qua. Se no devo utilizzare le altre. Scusate che metto la mano vicino perché devo prendere le misure. Mio Dio, viene. Bellissimo, scioccante. Ok, che ci scommettete che io la so mettere da una parte e dall'altra, no? Un po' di eyeliner sull'ombretto. Madò, vedami tu. Ok. Ma è possibile che io metto sempre a repentaglio tutto il mio make-up per le ciglia finte? No, ditemelo voi. Eccoci qua, finito. Penso che vanno bene, credo vabbè, si devono un po' sistemare un po' meglio, però non fateci sempre caso. Sì. Oh, devo mettere le ciglia finte. Ma è una cosa che odio. Non ho messo manco la chiavica. Allora, devi stare qua, non ti devi muovere perché io devo far vedere come mi so truccare. Vabbè. Allora, questo è il make-up, ora vi faccio vedere. Allora, non fateci caso alla linea e tutto, perché questa la togliamo. Ciao. Allora, vedete quest'occhio qua? Vedete? Ecco, make-up. Togliamo anche questo. Ciao. Via. Vabbè raga, vi ho fatto vedere. Voi dovete solo applicarvi su questa base qua, non per la matita e il resto della faccia, perché a questo di notte non posso farmi tutto il make-up da andarmi a lavare e mi scoccio, mi annoio. Però io vi ringrazio per tantissimo che almeno mi seguite su questi video buffi che faccio. Spero che i colori abbinati sopra gli occhi vi piacciono. Io vi mando un bacione grosso grosso, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Mettete like, attivate la campanella, seguitemi su Instagram e su Facebook, li metterò qua sotto, non mettere il link, metterò solo il nome, raga, perché il link lo sapete, io sono negando tutto. Vi mando un bacione grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!